14 luglio 1964. Tanti, tanti anni fa, 54 adesso sono, eh? Eh sì, dal 1964 arrivare a oggi sono, aiutami a fare il calcolo, sono 50, in matematica. Quasi 54 anni. Infatti. Però anni. Sono di vita vissuta con Franco sono 52 e mezzo, perché dopo il nostro matrimonio Franco è vissuto ancora 5 mesi e poi purtroppo. Ha coronato però il vostro sogno. Sì, voi siete in stati... particolar modo il suo, cioè tutte e due ci tenevamo, ma in particolar modo lui era, se n'è andato io penso felice, perché aveva raggiunto quello che desiderava da tanti tanti anni. La vostra è stata la prima unione civile la qua a Torino? La prima unione civile a Torino, sì. E l'ha officiata la sindaca Chiara Pendino e siamo, penso, ci hanno detto, mi pare che siamo la coppia più anziana d'Italia, che è stata per più anni insieme. Un doppio record. Un doppio record, sì, esatto, un doppio record. In questo libro di Roberta Fontana e Stefano Peiretti si racconta la vostra vita. La nostra storia, sì, la nostra vita, da quando ci siamo conosciuti fino purtroppo alla perdita di Franco. C'è un susseguirsi di avvenimenti dal 14 luglio del 64 fino a un anno e mezzo fa, quando Franco se n'è andato. C'è la prefazione a cura di Chiara Pendino, sì. E l'introduzione a cura del ministro dell'istruzione. L'istruzione, sì, la Fedeli, e poi c'è un altro pezzo di introduzione della senatrice Magda Zanoni, che è stata una delle promotrici per il vostro matrimonio. Sì, è stato anche perché a lei sarebbe piaciuto sposarci, dato che noi ci conoscevamo da anni, però purtroppo la sindaca ha detto di no, anche perché per lei è stato un evento importante. E la Magda Zanoni, cioè la sindaca, le ha concesso di compartecipare, diciamo, all'evento. L'Unione Civile è cambiato molto, anche perché abbiamo acquisito dei diritti che prima non avevamo. Avevamo solo dei doveri, eravamo dei cittadini di serie B, anche se noi non ci siamo mai considerati tali. È cambiato, anche se la legge non è andata tutta completa in porto, è stato un passo importante avanti la questione delle unioni civili, anche perché ci ha dato la possibilità a noi e a parecchie altre persone che si sono unite dopo di noi di non avere dei problemi di eredità dei beni, se avevamo dei beni, se qualcuno ha dei beni in comune, della reversibilità della pensione. Io sono il primo uomo in Italia che ha la pensione di reversibilità. Io mi auguro che, non che ce ne siano altri, perché dovrebbe morire qualcun altro, questo non lo auguro assolutamente, però penso che siamo stati e siamo un esempio non indifferente. Nel 2018 ci sono ancora tanti pregiudizi? Sì, tanti. Tanti veramente, purtroppo.